just wanna be part of your symphony. Ho appena finito di fare le unghie, poi a casa con calma vi faccio vedere. E ho cambiato anche ripresa del telefono, da lì l'ho spostato a questo lato. Non lo so, mi sembra che si veda meglio così. Oddio che sordo. E comunque questa posizione del telefono non mi dispiace. Come avete visto, Fede ancora dorme perché stanotte ha fatto il turno della notte e io, dato che non ho fatto skincare questa mattina, approfitto per farlo adesso. Allora, questa mattina avrei dovuto fare altre cose, io vi giuro raga, odio quando mi scombinano i piani. Praticamente sarebbero dovuti venire quelli di Ikea a montare tutti quanti i mobili della stanza, quella in più che ho, che utilizzerò per fare letteralmente tutti quanti i miei video. Io mi sono svegliata alle 7:30 perché loro hanno detto alle 8 arriviamo e montiamo tutti quanti, cioè consegniamo tutti quanti i mobili, non li avrebbero montati. Quindi tutta felice mi alzo, faccio colazione e appena finito colazione arriva una chiamata e sono quelli di Ikea che mi dicono: no, guardi signora, abbiamo avuto un problema e consegniamo venerdì. Va bene. Quindi la giornata di oggi doveva essere dedicata solamente a quella stanza dove montavamo il mobile, organizzavamo le cassettiere, mettevo tutta quanta la mia makeup collection. Adesso sono andata a fare le unghie. Innanzitutto, questo qua è il risultato. Cioè le ho fatte molto delicate, semplici, molto più corte perché... non lo so, mi mancava la sensazione di stringere i pugni e essere super comoda con le mani, quindi ho detto vabbè, tagliamo tutto quanto e facciamo stracomode le unghie. E niente, quindi vi dicevo, mi hanno scombinato i piani, quindi approfitto per finire di pulire casa perché ieri ho pulito solamente la camera da letto. Oggi pomeriggio invece approfitterò per organizzare il cassetto con tutti i prodotti skincare che è in condizioni assurde, adesso ve lo faccio vedere. Dire che è disastrata è dir poco, raga. Cioè, ma lasciamo perdere. Guardate la differenza tra la mia zona e la zona di Fede. Che è sempre tantissima roba, però è molto più ordinata. Invece a me è tutto buttato così a caso. Che tempo di merda, veramente. Cioè, meno male che si sta avvicinando l'estate. Pronto il pranzo? Eccomi, eccomi. Buon appetito, questo è il mio piatto, questo è il piatto di Fede che ancora sta mezzo addormentato, quindi se vuole qualcos'altro se lo aggiunge lui. Voglio vedermi almeno 3-4 puntate oggi, comunque Dark serie super consigliata, io già l'avevo vista, la sto facendo vedere a Federico. Allora, il cassetto è totalmente vuoto, ho lavato queste ciotoline e ho suddiviso più o meno i prodotti in base alla tipologia. Ad esempio qua ci sono tutti i sieri, tonico, struccanti, maschere per il viso, sia liquide che queste in tessuto, crema per il viso, prodotti per le labbra, prodotti per gli occhi, ad esempio questo qua è il siero, fondotinta che toglierò e metterò nella mia makeup collection. Insomma, ho cercato di suddividere in base alla tipologia, adesso le rimetto in base alla tipologia sempre. Finito di organizzare la mia skincare collection, raga, mi sento già molto meglio. Era da un po' che trascuravo il cassetto, infatti c'erano molti prodotti che erano finiti. When it comes to you, there's no crime. Let's take both. Thank you.
cena pasta semplice in bianco con un po' di olio, broccoletti e mozzarelle che dovrebbero essere light, però mamma mi ha portato quelle di bufala, quindi sì, mi mangio quelle di bufala. Buon appetito!